Questa mattina l'intervento di messa in sicurezza dell'ex convento San Francesco per consentire la riapertura al transito della via Agatocle soltanto per una carreggiata. Sono con noi l'ingegnere Roberto Mistretta, che è un tecnico del Genio Civile di Agrigento, e l'assessore Roberto Locicero, assessore dei lavori pubblici del Comune di Sciacca, che segue i lavori. Ingegnere Mistretta, che tipo di intervento sarà effettuato? Allora, oggi sarà un primo intervento più che altro di monitoraggio che poi verrà in futuro un progetto di risanamento e riqualificazione di tutta la facciata del monastero. Oggi noi mettiamo soltanto in sicurezza e monitoriamo il cantonale un pochettino lesionato, perché non si ha contezza di quando è avvenuta questa lesione, se è una cosa imminente o è una cosa in epoche remote. Per cui oggi andiamo a sigillare e a mettere dei vetrini per monitorare questo cantonale. Oggi, così come avevamo già prefissato anche con l'amministrazione comunale, apriremo, perché la corsia, soltanto una corsia del lato opposto della, per cui fino a quando non verranno eseguiti i lavori risolutivi, che li farà sicuramente l'amministrazione proprietaria, verrà aperta al traffico soltanto una corsia. Assessore, comunque è un risultato, già diciamo nelle prossime ore, completato questo intervento, si potrà aprire al transito una corsia della via Agatocle che è chiusa da più di 2 mesi. Sì, intanto io ringrazio il Genio Civile di Agrigento, nelle persone dell'ingegnere Mistretta e del capo del Genio Civile. Anche con questa amministrazione periferica noi abbiamo instaurato nell'ultimo periodo una interlocuzione costruttiva, non facciamo altro di chiedere aiuto a loro, e loro prontamente rispondono e sono sempre molto attivi e risolutivi delle problematiche. Ha detto bene, si aprirà la corsia lato villa, in senso unico chiaramente. E poi, insomma, per quanto riguarda il discorso del traffico sulla via Figuli, saranno i vigili urbani che hanno competenza a stabilire se si ripristinerà il senso unico o si rimarrà il doppio senso di marcia. Questo è un piccolo risultato, però ci consente, insomma, di dare finalmente sbocco al traffico veicolare che ne ha sofferto in questi 2 mesi.